Siamo con Teresa Mastrangelo, presidente della Consulta delle Donne di Erchie. Ritratti di donna, narrazioni e testimonianze della comunità di Erchie. Come nasce il progetto di questa ricerca? Buongiorno. Già da tempo l'assessorato alle pari opportunità e noi della Consulta delle Donne abbiamo sentito il bisogno di creare uno studio di comunità per autorappresentarci. E qualche anno fa si era realizzato in occasione della Festa della Donna dell'8 marzo solo qualcosa di estemporaneo, con delle interviste rivolte ad uomini, solo ad uomini, da parte di donne della Consulta, su cosa ne pensassero della donna di Erchie. Ma quest'anno, grazie alle competenze degli autori di Ritratti di Donna, abbiamo tentato di realizzare una ricerca più organizzata e fornire quindi ai nostri cittadini studi che prima non erano mai stati eseguiti ad Erchie. Come è stata realizzata questa iniziativa? Perché abbiamo promosso questa iniziativa? Innanzitutto la Consulta delle Donne è un organo comunale fortemente voluto dall'assessorato alle pari opportunità della dottoressa Chiara Saracino, e abbiamo ritenuto che questa iniziativa si sposasse molto bene con quelli che sono gli scopi e gli obiettivi della Consulta: conoscere chi è stata la donna di Erchie, chi è diventata e l'evoluzione della sua figura nel tempo. Cosa si intende per ritratti di donna? Allora, per ritratti di donna, dal titolo stesso, si comprende che è un libro che ci rivela le mille sfaccettature, i mille volti che una stessa donna può avere. La ricerca è riuscita a raggiungere tante donne al di fuori della Consulta che nemmeno noi conosciamo, e spero che grazie alle loro testimonianze e narrazioni riescano ad aprirci le strade per raggiungerne tante altre. Siamo con la psicologa Lucia Tondo, una degli autori che ha partecipato alla realizzazione di Ritratti di donna, narrazioni e testimonianze nella comunità di Erchie. Qual è la situazione delle donne nello specifico contesto sociale di Donna del Sud? Allora, abbiamo parlato della donna di Erchie, ma chiaramente parliamo della donna del Sud, una donna che sicuramente sta cercando di emanciparsi. Perché cerca di emanciparsi? Perché comunque è ancora ancorata alla sua provenienza, alla sua cultura, a quello che i genitori gli hanno trasmessi. L'aspetto esteriore è molto emancipato, nel senso, una donna che comunque, quando viene vista, quando viene descritta anche dai disegni che poi i bambini hanno rappresentato, parlano di una donna molto giovane, una donna molto aperta, una donna che riesce anche a risolvere situazioni veramente complesse. Però poi troviamo anche una donna che all'interno della sua casa e nel contesto familiare ha difficoltà di andare avanti, ha difficoltà di essere alla pari del marito, del compagno, perché la sua situazione magari economica non gli permette. Perché presentare Ritratti di donna in una scuola? Allora, quando è stato pensato questo libro, abbiamo pensato soltanto di coinvolgere gli adulti. Poi abbiamo ritenuto di non escludere nessuno, e quindi abbiamo scelto il contesto scuola per far dirci la nostra, per richiedere per un intervento da parte dei ragazzi. I ragazzi li abbiamo incontrati nel contesto scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, e soprattutto i più piccoli hanno parlato della donna che loro conoscono attraverso dei disegni. Quindi il disegno è stato utilizzato come messaggio verbale, e con i ragazzi più grandi, infatti ci troviamo in una scuola media, è stato invece chiesto di parlarci della loro donna, e quindi la scelta di farlo in questo contesto è stata dettata proprio perché la parte finale del libro, della ricerca, richiama proprio la loro opinione, la loro presenza, perché parliamo di un progetto, non parliamo solo di un libro, è un progetto che porterà ad altri progetti o ad affrontare altre problematiche riguardanti anche la donna e le sue contraddizioni e le sue difficoltà e le sue
perplessità che spesso ha nell'affrontare la vita quotidiana. Siamo con il sindaco di Erchi, Giuseppe Margheriti, nell'ambito della presentazione Ritratti di donna, narrazioni e testimonianze della comunità di Erchi. Circa 2 anni fa si sono raccolti dei risultati di ricerca per quanto riguarda l'aspetto del pensiero dell'uomo nei confronti della donna di Erchi. Quali sono stati a distanza di 2 anni gli sviluppi per il cambiamento? Il cambiamento lo vedremo sull'esito e dopo la pubblicazione vedremo le differenze da 2 anni a sta parte. Sicuramente qualche pelo bianco in più io, qualche capello bianco in più. Però quello che mi stupisce è la caparbietà che c'era allora e c'è oggi delle donne. Nel 2014, quando mi dicevano vorremmo fare una pubblicazione sull'esperienza delle interviste fatte, non ci credevo assolutamente. Pensavo le solite cose da donna, parlano, ma invece la loro caparbietà, le loro prese di posizione, iniziare dall'assessore Saracino, che è attuale vice sindaco, all'epoca assessore alle pari opportunità, della dottoressa Rodi, della consulta delle donne, coinvolta da tutte queste donne non ho potuto dir di no. Poi andarla a presentare oggi alla soglia, alla vigilia di Santa Lucia, che diciamo è la rappresentanza femminile istituzionale nel nostro comune, mi sembra il massimo. Farlo nelle scuole dove ci saranno le donne di domani penso che mi renda soddisfatto, mi renda orgoglioso, mi renda contento. Io le faccio una domanda provocazione, che cos'è per lei la donna? L'essenziale della vita, senza di lei non ci sarebbe la vita, le dico questo. Siamo con il sociologo Cosimo Petarra, uno degli autori di Ritratti di donna, narrazioni e testimonianze della comunità di Erchi. Che tipo di metodo avete utilizzato per realizzare questa ricerca e quali sono stati i risultati? Abbiamo utilizzato un metodo qualitativo perché ha potuto in qualche modo permettere di avvicinarsi meglio a questo territorio. Ritratti di donna raccoglie narrazioni e testimonianze. Testimonianze che sono di 3 tipi. Ecco, la ricerca si compone di testimonianze dell'oralità, si compone di testimonianze della scrittura, si compone di testimonianze della visualità. Quindi un metodo variegato, proficuamente aperto, quindi destrutturato, che ha potuto permettere di carpire, di scippare le rappresentazioni personali dei soggetti per avere delle consapevolezze. Infatti il ritratto di donna ci permette di avere delle consapevolezze e la consapevolezza che bisogna ancora crescere insieme. Nel DNA degli uomini di Erchi sono comparsi diversi retaggi. Come vi state organizzando per poter cambiare queste mentalità? La ricerca ha fornito dei risultati attendibili, dei risultati fatti in un certo modo. Ecco. E ora tocca al policy maker locale, ecco, leggere questi risultati e cercare tutti insieme, ecco, cercando ancora una volta l'aiuto della cittadinanza perché si possa in qualche modo slegare i pensieri, mentre la realtà ordina sempre qualcosa di rizomico, qualcosa di difficile, e trovare una soluzione, trovare un modo per risolvere nel possibile questi problemi, queste criticità che sono emerse purtroppo. Siamo con il prefetto di Brindisi, dottor Annunziato Vardè. Eccellenza, ad oggi quanto è importante la figura della donna nell'ambito istituzionale? Cosa è cambiato in questi anni e soprattutto qual è l'importanza oggi di questa figura ritenuta il sesso debole? L'importanza è sempre stata fondamentale. C'è stata una evoluzione in questi ultimi decenni, direi, perché in effetti c'è stata una rapida l'evoluzione dei rapporti fra uomo e donna che è stata accelerata negli ultimi decenni. Io infatti ho ricordato come già ancora nel 1946 le donne non erano ammesse al voto, non era loro riconosciuto il diritto di voto. Per la prima volta le donne hanno votato nel referendum appunto del 46, dove si è decisa la forma di Stato.
Da allora però sono stati fatti passi da gigante, nel senso che se prima, fino a quel momento, la donna era assolutamente subordinata all'uomo, aveva un ruolo ben preciso, che era quello di accudire alla famiglia, badare alla casa, e non aveva altre possibilità, ovviamente fatte le dovute eccezioni di personalità femminile eminenti che ci sono sempre state nella storia, però in generale questo era il ruolo riconosciuto alla donna. Da allora, dicevo, c'è stata un'evoluzione rapidissima, un'evoluzione sia dal punto di vista dei costumi, ma che ha consentito una vera e propria liberazione della donna. La donna ha potuto accedere a tutte le professioni, alla pubblica amministrazione, perché fino al 1960 non poteva partecipare a determinati concorsi, come per esempio il concorso in magistratura o anche quello della carriera prefettizia. Oggi siamo arrivati, non ci sono assolutamente preclusioni, addirittura le donne possono essere arruolate nelle forze armate, e quindi siamo veramente, possiamo dire, di aver raggiunto la parità. Certo, in alcune situazioni, come quella che anche istituzionali, ma che si riflettono però dalla difficoltà che ancora c'è per la donna di accedere alla politica, c'è ancora qualche cosa da fare, però voglio dire, le grandi differenze ormai non esistono più, sono state abbattute, e questo voglio dire, consente alla donna di svolgere quel ruolo fondamentale nella società che assolutamente compete loro.